Sono usciti, è uscito Gaccione, Bini, Bartalucci e quanti siamo? Scusate? Siamo 20. 21, bene? 21. Allora, chi è favorevole, prego consigliere, alzate la mano. Quindi 16. 16. Chi è contrario? Chi si astiene? 5 astenuti, compreso il Fruette, mi immagino. Sei astenuto? Capito, bisogna tutti esprima. Normalmente, bene, si astiene. Allora, punto numero 5, verbale della seduta del Consiglio Comunale numero 12 dell'8/4/2010, approvazione, stessi votanti, chi vota a favore, prego consiglieri. 16, chi è contrario, chi si astiene, 5 astenuti, c'è anche Gori, sì. Punto numero 6, verbale della seduta del Consiglio Comunale numero 13 del 19/4/2010, chi favorevole, prego consiglieri, sempre 16, chi contrario, chi si astiene, 5 astenuti. Bilancio e previsione 2010, prima variazione, prego assessore. La proposta di variazione al bilancio 2010 è richiesta per due nuove entrate più altre piccole variazioni richieste dai vari uffici del Comune. Per quanto riguarda la prima proposta di variazione al bilancio, questa scaturisce dalla necessità di inserire nella programmazione contabile una nuova spesa di 55.000 euro relativa all'attivazione di un percorso partecipativo sulla ristrutturazione dell'ex mercato ortofrutticolo di Avane. Questa spesa è finanziata per 45.000 euro da un apposito contributo regionale, sempre prevista come nuova entrata, e per 10.000 euro da una compartecipazione alla spesa da parte della società Pubblicasa S.p.A., sempre nuova entrata. Con deliberazione della Giunta Comunale 62 del 24 marzo del 2010, il Comune di Empoli aveva approvato lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Empoli e la Regione Toscana per attivare il percorso del sostegno regionale ai processi di partecipazione. E con decreto del direttore dell'area partecipazione e rappresentanza della Regione Toscana è stato assunto l'impegno a favore del Comune di Empoli per 45.000 euro. La seconda variazione, sempre in entrata, è quella per euro 68.783, relativa alle sanzioni sull'imposta ICI, che rappresenta una migliore allocazione della categoria terza alla categoria prima del titolo primo, quindi come entrate tributarie, come viene suggerito dal Collegio dei Revisori. Questa variazione si compensa nelle risultanze, quindi diminuisce per 68.783 euro e aumenta per la stessa cifra. I vari settori dell'ente hanno inoltrato al settore bilancio la proposta di altre variazioni, di un importo modesto e comunque, a differenza di quelle che riguarda il mercato ortofrutticolo di Avane, l'ex mercato ortofrutticolo, non variano le risultanze complessive del bilancio perché sono relative a spostamenti interni tra un intervento e un altro, ad esempio da acquisto di beni a prestazioni di servizio, ovvero a contributi, e quindi si autofinanziano fra loro. Esse sono riassunte nella relazione del ragioniere allegata alla proposta di deliberazione ed hanno formato oggetto di apposita discussione nella Commissione Bilancio che si è tenuta il 28 scorso. Vorrei riassumere comunque le due più rilevanti. La prima riguarda un'ottica di razionalizzazione delle procedure per cui si sono accorpati vari capitoli di spesa esistenti relativi al servizio mensa, quindi la segreteria generale, i vigili ed altri dipendenti, il personale educativo, i centri estivi, per complessivi 66.213 euro, che portavano ad una eccessiva frammentazione e a una complicazione burocratica fra i servizi. La spesa quindi è stata tutta accorpata al servizio centro cottura. Fra l'altro l'ufficio ragioneria per questo servizio provvede alla tenuta della contabilità economica, ricordo che di questo l'ente non è obbligato, al fine di una migliore lettura delle risultanze finali e del controllo di gestione.
Il servizio biblioteca propone poi una variazione diminuendo un capitolo per prestazione servizi rete REANET per 41.767 euro ed aumentandolo per 13.767 euro l'intervento 5 contributi a comuni facente parte della rete REANET per 3.000 euro per l'acquisto attrezzature e 25.000 euro per acquisto libri. Questa variazione di bilancio quindi per 28.000 euro diminuisce il titolo primo, le spese correnti, e aumenta quindi il titolo secondo per le spese di investimento. È importante questa cosa perché chiaramente contribuisce, anche se per importi modesti, sia al miglioramento degli equilibri di bilancio sia per il patto di stabilità interno, perché si va sugli investimenti piuttosto che sulla parte corrente. Le altre variazioni sono così modeste da non meritare alcun commento. Sì, io volevo integrare quello che diceva adesso l'assessore Fiore, perché la variazione di bilancio più importante è quella riguarda il settore appunto delle politiche giovanili. Intanto ci tengo a precisare che è una variazione in entrata. Io vediamo se funziona così. Sì. E con questi soldi, allora spiego un po' la natura di questo finanziamento. Il comune di, ecco, si vede storto, ma vabbè. Abbiamo avuto questi finanziamenti su un progetto che abbiamo presentato insieme a un'agenzia, siamo Avventura Urbana. Vabbè, intanto tanto non, insomma. E io non le vedo, ma insomma tanto proviamo a far così, via. Non si vede nulla, assessore. Ma si vede, dai, si vede abbastanza. Ora va bene. Ora va bene. Ma che cosa? Andava bene prima. Va bene, intanto facile, se no si finisce più. E non ci sta così. Dai, lascialo così, va bene. Allora, il progetto è stato richiesto in base alla legge regionale 69 del 2007, nota anche come legge Fragai sulla partecipazione, e appunto dal titolo Un nuovo spazio giovani per Empoli, che è quello su cui l'amministrazione appunto ha intenzione di lavorare per quanto riguarda il mercato ortofrutticolo. Spiego proprio rapidissimamente, anche se lo fa un esercizio di... il finanziamento appunto è, come diceva anche l'assessore Fiore, che abbiamo ricevuto sul progetto di 45.000 euro, in tutto sono 55.000 euro perché abbiamo chiesto a Publicasa, che è l'ente gestore dei fondi appunto che poi andranno per la riqualificazione del mercato ortofrutticolo, di inserire una quota di 10.000 euro che loro avrebbero utilizzato per le spese di progettazione all'interno del percorso partecipato. Perché Avventura Urbana? Per il motivo fondamentale che appunto esisteva già un appalto, la Regione aveva fatto con questa agenzia, e quindi non era necessario fare una nuova gara d'appalto, e era anche quella indicata dalla Regione Toscana appunto come una delle agenzie che facevano percorsi di questo tipo. È un'agenzia di Torino che adesso ha una sede anche a Firenze e lavora ormai da più di 17 anni appunto su percorsi di questo tipo. Scorro rapidamente. Il percorso partecipato si svolgerà fondamentalmente durerà 5 mesi, questo per regolamento appunto dell'autorità regionale.
e sarà sviluppato in quattro momenti fondamentali che vado a spiegare, ma in modo veramente rapido. Il primo sicuramente è quello dell'ascolto, quindi non soltanto con incontri di tutte le associazioni, ma anche con quelle che loro definiscono passeggiate di quartiere, e anche con altri strumenti d'ascolto più diciamo di nuova generazione, come potrebbero essere social network, blog e così via. Queste sono immagini legate a altri percorsi che in 17 anni questa agenzia